Ciao ragazzi, sono di nuovo sul Monte Amiata. Questo posto esercita su di me una sorta di richiamo, non riesco a starci lontano. Oggi sono con la GR Team, loro sono un gruppo di ragazzi di Roma che hanno deciso di appunto fare gruppo e condividere insieme uscite ed esperienze nella natura. Adesso siamo arrivati sul luogo dove ci fermeremo per la notte e ognuno si sta allestendo il proprio rifugio. Adesso vado anche io e poi dopo vi faccio vedere come ci siamo sistemati. C'è mezzo metro buono di neve, il panorama è favoloso e devo dire che una condizione del genere qua non si trova tutti i giorni. Credo che sia la nevicata più grossa che abbia mai visto. Io vengo qui veramente da tanto tempo e così tanta neve non la ricordo neanche da bambino. Ok ragazzi, adesso facciamo un rapido giro del campo, vi faccio vedere un attimo come ci siamo organizzati. Abbiamo già montato tende, tarp e tutto il necessario per la notte. Adesso stiamo facendo un po' di legna. Vediamo un po' com'è qua la situazione. Senti i piedi? Sì. Prendi un po' di stalanetta. Alle mie spalle c'è il rifugio che avete visto su uno dei miei video precedenti. Nonostante la nevicata ha retto bene. Lì ci sono i tarp, i rifugi dei ragazzi. Io sto di qua con la tenda. Io ho la Pyramid, la Super Light Pyramid tent della DD Ammox. Adesso vediamo un attimo dentro. Cade la neve dagli alberi in continuazione. Ecco, questo è l'interno. Ho messo un telo sopra, il New Air della Thermarest e il Cumulus sopra. Dormirò così stanotte. Sono le 4:20, fanno già meno 2 gradi. Là c'è la nostra catasta di legna per stasera. Eccola qua. Ti vuole il bicchiere, un po' di vino? Ammazza, ecco, oh, già. Ecco qua, guarda. Ammappa, oh. Grignolino d'asti. Alla salute di tutti. Ah, la faccia di chi ci può male. Congelato. Dove sta? Dove è finito? Là. Ok ragazzi, sono le 5:30 del pomeriggio, fanno meno 5 gradi, ma noi siamo già attrezzati con il fuoco acceso
e il vino nei calici a scaldare gli animi. loro hai la bistecca sul fuoco, è la bistecca sul fuoco, giustamente sembra il tridente di Nettuno. Stiamo per andare a dormire, i ragazzi stanno sistemando il fuoco per la notte. Praticamente stiamo facendo una soluzione alternativa al long fire, praticamente stiamo mettendo due ciocchi molto grandi paralleli e uno sopra. Okay. Questo è un fuoco che garantisce al massimo, penso, dalle 5 alle 6 ore insomma di combustione, che ci permetterà poi alla fine di dormire abbastanza al caldo. E le scalderete tutti, perché voi avete tarp tutti, sì, piazzati? Sì, abbiamo tutti i tarp tutti intorno. Qua intorno. E penso sarà abbastanza per riscaldarci tutta la notte. Okay. Poi infatti, come vedete, abbiamo dei tronchi molto grandi. Quando si consumano questi mettiamo gli altri, questi fino a domani mattina dovrebbero reggere. Buongiorno ragazzi, sono le 7 del mattino e ci sono circa 0 gradi, credo che le temperature si siano un pochettino alzate tra stanotte e stamattina, tant'è vero che per tutta la notte è piovuta neve dagli alberi e la mia tenda è stata letteralmente bombardata, però ha resistito e adesso abbiamo già acceso il fuoco, io e Luca ci siamo già svegliati e adesso facciamo colazione. Niente ragazzi, abbiamo deciso di andarcene perché si è alzato un vento micidiale e in arrivo una bufera, quindi stiamo smontando il campo in maniera anche abbastanza rapida. Qui c'è il mio zaino già pronto, tutta la mia attrezzatura è completamente frasica, compresa la videocamera, me stesso, tutto in pratica. Che bello. Stavolta ho fatto le riprese un po' alla come iene, non so che video uscirà fuori perché ci sono delle condizioni veramente proibitive di freddo e di umidità. Voglio giusto, prima di andare via, farvi vedere qualche altra immagine di questo posto, di quanto è bello
con la neve. Là in fondo, per esempio, è dove abbiamo fatto il campo qualche mese fa con Andrea, Marco e Davide. Stiamo ultimando i preparativi, siamo pronti per andare? Assolutamente sì. Riponendo tutta l'attrezzatura nel miglior modo possibile, ma per quanto ciò consente le condizioni meteo molto favorevoli. Questo per chiuderlo, perché almeno lo porti meglio. Ok ragazzi, stiamo andando via. Nel frattempo è uscito il sole, però fa freddo lo stesso. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un like e ad iscrivervi al canale se già non l'avete fatto. Vi ringrazio per la visione, state bene e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao, ciao ragazzi! Troppo grosso, mettiamo qualche rametto qua. No, cioè, ma questa c'è nella sega. Queste qua in alto. Quella è tutta, è il volume di tutto quello che io uso per dormire. In realtà c'ho il mio scivolone.